D'accordo, andiamo nella nuova zona dove c'è un maialino. So soon, no. Most spend weeks in the deeper, struggling under the weight of Constantine's vision, or just throw themselves into the pits. I was right about you. I know what's waiting for me on the other side, but I'm ready to ascend. Prove it. Possiamo aprire quindi? They've got inside her head. Nella testa? Boia. Ma a parte, veramente, quanto cazzo... Cioè, io vorrei vederla da fuori, questa zona dove noi ci troviamo. Credo siano solo video quelli che sono... Esatto. Non sono veri zombie quelli lì. I veri zombie appariranno qui dal terreno. Mi chiedo se ci sia qualcosa. A parte, vabbè, i tubi dei fumogeni, così a caso per fare effetto. Vorrei avere, come in altri giochi, l'abilità di cercare gli oggetti nascosti. Allora, di qua c'è una via e di qua ce n'è un'altra. Forse scegliere la via è già parte del percorso. Magari ci porta dalla stessa parte, per carità, però. Esatto. Tu ti fidi? Più che altro mi dispiace dell'abilità quella lì del calcio che abbiamo trovato l'altra volta. Ok. La madonna qua. Quanti boscerini. Buongiorno. Ecco qua. Quindi se la freccia ci indica di andare di là, noi dovremmo andare dalla parte opposta prima, giusto? Dinner e lobby. The diner's this way. Ah, diner. Scemo io. Ristorante, quindi, neanche. Vabbè, sono scemo. Taniche di benzina. Di nuovo quel cervello. Che ci hanno detto di usare la balestra per attivare, ma noi la balestra ancora non l'abbiamo. Il che mi fa chiedere quando la otterremo. Ecco qua. Una parte di me è abbastanza certa che la otterremo in questa zona. Ancora viva sei tu. Ah, ma ce ne sono altri. Dicevo, una parte di me è convinta che la otterremo proprio in questa zona. La parte più pessimista pensa che lo otterremo a fine DLC. E qui abbiamo di nuovo la stessa statua, però fatta di legno. Ho come l'impressione... Esatto. Che dovrei bruciarla. Ho la sensazione che dovrei dargli fuoco, è una pira praticamente. C'ho delle armi di fuoco io? Sai che mi sa di no? Ah sì, c'ho questa, ma... Guarda, lo sapevo. Guarda, lo sapevo. Che dovevo dargli fuoco. Era così. Ecco, qua. Bastardo, mi ha interrotto la carica. Smetti di schivare. Dai. Ecco qua, aspetta. Preso, ma non caricato abbastanza. Ah, fuck, continuano. Sono troppo veloci questi per usare il martello. Ecco fatto. Promemoria, non usare il martello su nemici che corrono. Che dovevamo dare fuoco alla pira, però ci ho azzeccato almeno. Non so che cosa sia successo, però perlomeno ci ho azzeccato. E tutte le strade portano al diner, quindi proseguiamo. La vera domanda a questo punto è: ha importanza che strada scelgo? Ad esempio, questa è una cabina del telefono. Due piccioni con una fava. Ha detto, non so dove mi trovo, credo di essere in una foresta. A parte che ci dicono di toglierle con la balestra, questi qua. Ma oggettivamente
Posso colpire anche questi cadaveri? Anche questi qua? Vabbè, io proseguo. Porca miseria. Dritto nella gola. Però no, davvero, spero che otterremo adesso la balestra, perché così almeno iniziamo già fin da subito e non mi devo rifare i giri in tondo per andare a ricercare questi cervelli. Ecco appunto. What doth ensue but moody and dull melancholy, kinsman to grim and comfortless despair. Guarda un po', esatto. Abbiamo bisogno della balestra. Vabbè, vedo un punto di domanda. Andrei a controllare. E c'è anche, esatto, un fusibile da qualche parte. The fires. Prepare the combatants. For those of you who seek ascension, let us see. Who is worthy? Yongo non mi sembra molto sano di testa, eh? Accendi le pire. Ah, devo... ce n'è più di una, quindi. Vedi, senza saperlo, abbiamo fatto subito quello che il gioco voleva. Il vero problema è... dove sono tutte le pire? No, aspetta, quella a me sembra quella che ho acceso io, o sbaglio? Grazie. Ok, diamo fuoco alla pira e prepariamoci a combattere. Mark our body with the ash. Oh, to win you must be utterly ruthless. Hold nothing else in your mind. Are you ready? For Constantine, I am ready. Then we go. To the arena! Strano, pensavo sarebbero apparsi di nuovo gli zombie. You got this. Pensavo sarebbero apparsi di nuovo l'ordata di prima, invece a questo giro no. Ah, questa è l'arena? Oh no. Come on, you lot. I need your arms and legs. Massacri i zombie dell'arena. Vabbè. Nulla di più facile, insomma. Dai, venite, belli. Insomma. Niente di ciò che non faccio già. Mutilare gli zombie. Kaboom. Ma levate. Altri? Dai che me ne mancano due, forza. E ora uno. Torna al pozzo. Facile. Piove? E ora si aprirà la porta dinanzi a noi. Cerca l'arma speciale. È sicuramente la balestra, vero? Cos'è che vuoi? Aspetta. Ah, ok. Mi ci devo buttare dentro? Down I go, apparently. A quanto pare sì. Oh. Evviva! Look out below. Hero inbound. Ci mancava solo il giro nelle fogne. Sta cosa qua? Ho appena... esatto. Sembra tutto una hive mind. Sembra tutto una mente... che controlla tutte le altre. E questo giro ce la danno. Esatto. Lo sapevo. Sì, che bello. La prova. Ci vediamo a cena. Quanti... scusami. Quanti ne posso avere? Oh, poverella.
La balestra è verde. Allora, prima di proseguire, fammi vedere se qui c'è qualcos'altro. La balestra e il modello è figo. È veramente figo. It all feels so familiar. Effettivamente, ora che l'ha detto, mi ricordo dei graffiti del genere quando eravamo di sotto nelle fogne, quando dovevamo arrivare dall'altra parte della mappa. Iris was telling a story of things that hadn't happened yet. Eh sì, questo è il nostro aereo. C'è un toro, per qualche arcano motivo. Questa è la follia. Scusami. Ah, è un dardo. Ci sono dei dardi appesi al muro. Allora, che sapessero cosa stava per succedere, ormai è chiaro. Come è un'altra questione. Creepy déjà vu. Déjà vu? Mica tanto. Questo non è molto chiaro. Comunque. Porca troia. Non mi aspettavo sto casino. Softly, softly, Papa Bossy. Ah, ma pensavo che fossimo di nuovo. Ti giuro, pensavo che eravamo di sotto di nuovo dalla dove eravamo la casa prima. Ma i dardi sono esplosivi per caso? Non lo so, ma vedo. Scusami, proviamo a pulirlo alla gamba. Beh, allora, forte è sicuramente forte. Fa un sacco male. Fa veramente male sta balestra. Vabbè, tanto i colpi ce li abbiamo. Non vedo perché non usarli. Bel colpo questo. Mi scazza un po' avere pochi colpi a disposizione. Ne abbiamo solo 16. Ok, ok. Dovrei aver fatto fuori tutti quanti. E lì c'è qualcosa da andare a prendere. Spero sia una carta. Vista la zona e visto quello che sta succedendo, potrebbe essere una carta abilità dedicata alla balestra. La butto lì. Comunque, esatto, c'è ancora un fusibile e c'è una cassaforte. Finalmente, così possiamo lasciare giù le robe inutili. Dobbiamo solo raggiungerla. Ah, ecco, di nuovo, queste porte qui. Ecco fatto. Oh, carina, peccato non poterla prendere. A meno che, esatto, non lascio giù qualcosa. Vabbè, però se la lascio giù poi mi riappare dentro la cassaforte. Dai, almeno quello. Per quello ci serve la cassaforte, porca miseria. Devo lasciare giù le cose che non mi servono. Comunque, un modo per salire di sopra. Esatto, l'ho già trovato. Qui c'è una porta che... Ciao. Ecco fatto. E allora questi qua sono effettivamente i lucchetti. Però dobbiamo sempre controllare dove c'è il cervello. Allora, una cosa alla volta. Non ho neanche bisogno di fare tutto sto casino. Ecco appunto, vaffanculo. Che cosa abbiamo qui? Tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Vai avanti fino a domani. È una carta viola. Tieni il... Lo sapevo, guarda, lo sapevo. Lo sapevo ancora prima di prenderla. Esegui dei colpi critici con armi a distanza, ne aumenterà la velocità di ricarica e la precisione. Non è male, però... carino, però, sì. Proseguiamo. Facciamo saltare in aria il cervello. Ecco fatto, grazie. Dammi dardi. Un po' sprecato, questo, però, vabbè. Fuggi dal baratro. Oh, buongiorno. Kabumba. Ecco fatto. Quest'arma qui è utilissima per colpire alla testa sta gente. Sto posto più lo guardo, più è un casino veramente. Cioè tu pensi che entri in una villa. Per carità, io mi aspettavo roba incasinata. Ma così è tanto. Cioè non mi aspettavo tutto sto casino. Arriverà sicuramente gente, vero? Che ci fosse casino non mi aspettavo diversamente, onesto. Che ci fosse tutto questo casino è un altro paio di maniche. Ciao. Mamma mia, assolutamente non ce la lasciamo fuori dal gruppo perché ci serve. Guarda dove è finita la testa. Ci serve. Guarda, lo sapevo che eri ancora sveglio tu. Era talmente ovvio. Quanti rottami siamo, giusto per capirci? Visto che non è che ne abbia in grosse quantità. Shh, lasciamolo dormire. Shh. Sai che una roba del genere la vedrei benissimo anche in un eventuale...
So, l'enigmista, tutte ste televisioni, tutte ste stanze. Certo, magari Jigsaw non avrebbe i soldi per avere tutte ste stanze, però cavolo, ce lo vedrei una roba del genere io in appunto un Jigsaw. Ma no, allora avevo ragione io. Siamo davvero nella parte di prima, per forza. Sarà anche perché non sto benissimo in sti giorni, eh. Sono un filo malato, però tutti sti qua in antisommossa prima non c'erano. Sai qual è un peccato di questo DLC che hanno fatto? Che hanno comunque lasciato il livello inalterato. E qui c'è di nuovo il cervello che abbiamo visto anche prima, che così non ci dobbiamo rifare la strada come volevo fare. Madonna mia, meno male che avevamo st'arma. Ci ha reso mega più facile fare sta parte. E infatti lì c'è un progetto. Grazie. A parte poi perché solamente le balestre, lo saprà ovviamente il gioco, però bel meccanismo comunque. Barbarica bellezza. Dardi della balestra. Coltello militare. But this one is beyond salvation, darling. It is tragic. But Constantine's orders were clear. Destroy the brain and end it. Ah, how beautifully barbaric. Eccoli qua. Dai. Dai, belli. Quando sono armato di armi veloci, non me ne frega niente di quanto correte. Rintraccia la testa di Yongo al ristorante. Oh, ma mi devo rifare tutto il percorso. Oh, cavolo. E allora aspetta, visto che siamo di nuovo da ste parti, rifacciamoci appunto tutto il giro per le case. Oh dear. Someone should have a word with the ground. Ma effettivamente, sbaglio, non c'era tutta sta erba prima. Che bello usare ste katane, maledizione. È così dannatamente soddisfacente. The lone idiot never misses his mark. E ok, si sono aperte tutte le finestre. Questa, se non sbaglio, era la casa che non potevamo accedere prima. Però di nuovo ci sono tutte ste schifezze qua. Esatto. Nice. Che circondano le porte. Aver fatto esplodere il cervello, che cosa ci ha portato? Beh, in sta zona di cervelli ce ne sono. E uno appunto porta in questa stanza. Con un altro progetto. Potere frenante. Quando ricarichi ottieni un moderato aumento della forza. Non è terribile, ma vabbè. Sostanzialmente dovresti caricare l'arma e poi cambiarla con un'arma melee. Che per carità sì, però ok. Però c'è ancora questa porta chiusa. L'unica cosa che vedo è di nuovo questo. Che stavolta sappiamo come aprire. E ci ha portato a questo. Un forcone, niente di eccezionale purtroppo. Però con questo mi sembra che abbiamo preso tutte le cose che c'erano in questa mappa, giusto? Almeno, c'è ancora un piano di sopra che però non so come sbloccare. Oh cazzo. Muore? Ora è morto. Per fortuna questi che dalla distanza non sono un problema, dai. Guarda, sapevo che ne sarebbe apparso uno, lo sapevo. Oh, mom. This place just doesn't want to play fair. Sporco, proprio degli stronzi. Ehi là. Trovata. Mi è andata a fanculo tutti e due, dai. Don't you worry, darling. I've got a date with a diner. Constantine always knows. Allora, mi date 2 minuti il tempo che io me ne vado e poi ritorno? O meglio, c'è modo di andarsene e poi tornare? Perché io vedo l'indicatore esatto della mappa, ma me lo permetteranno? Sì, posso uscire. Perfetto. Ok, non mi aspetta... Cioè... Quindi c'è qualcuno che ci trasporta in questo posto apposta per arrivarci?
Ah! Dentro la vasca. Vabbè, guarda. Contenti voi. Ma giusto una curiosità mia. Mi permetteranno di tornarci attraverso la vera mappa e senza dover usare la lettera? Ah no, posso. Posso e come. Solo che non ci sono i punti di teletrasporto ancora. Cioè, per arrivarci devo usare davvero solamente quel modo. Carlos, amico mio, ciao. Sai che forse il fatto che esplodono è proprio dato da questo? Dal fatto che è un prototipo, dal fatto che è unica? Poco dopo un colpo critico ottiene un moderato aumento dei danni. Effetto può accumularsi più volte. Mirare le teste e colpi critici che le fanno esplodere. Peccato che è verde. Peccato solamente quello. Possiamo potenziarla. Con che cosa però? Allora, impatto sicuramente sarebbe una buona scelta. Aumenta i danni da colpi critici, danni normali, che effettivamente questa punta solamente i critici. Non sarebbe male aumentargli la velocità di ricarica, sai? Però aumenterei proprio i critici io. Al massimo la cambiamo. Tanto i colpi normali, per carità, sì, però. Torniamo all'house. Spero più che altro però che non mi faccia ripartire proprio dal fuori e che mi faccia rientrare dentro la casa. Sono più che altro davvero curioso di questa statua io. Sono davvero curioso di sta statua perché secondo me Constantine sarà davvero vestita in questo modo, chiunque essa sia. E probabilmente ad oggi si sarà trasformata in un grande grosso zombie. Ok, gioco, mi hai fatto scendere nell'abisso e mi fai di nuovo ritornare. Posso? Dai, stavolta andiamo. Anzi, se possiamo, esatto, 92 metri. Il fusibile è qui. Ma qui, dov'è? A meno che, cavolo, forse era dove eravamo poco fa. Ho capito adesso com'è fatta questa zona. Qui è dove ancora non siamo entrati, ovviamente. Dovrò riscendere di sotto. Dovrò riscendere, ma prima dobbiamo avere le chiavi di Constantine. Ma levati. Non avevo visto che c'era il panzone. Forse è dovuto tenerle da parte le munizioni. Che dici, gioco? Oh, aspetta. Eccolo qui, infatti. Testolina. Nice. Ci prendiamo le munizioni. Grazie. E vediamo che cosa c'è qua dentro. Un'altra balestra. Che bello. Ritorniamo a noi. Adesso abbiamo come aprire questa porta. Madonna mia. Contro proprio il muro. Grazie. Che poi vorrei provare a fare il pignolo 2 secondi. Giusto curiosità mia. Qualunque balestra funziona? A quanto pare sì. Mi serve anche l'altro cervello. E seguendolo sicuramente lo troviamo. Grazie. Come meccanismo è una cazzata, però mi piace. Sweet recreation bar. Ce n'è un altro. Eccolo là. Ci arrivo. Perfetto. Bastardo. Ma levati. Ecco qui. Mi piace che abbiano fatto tutte queste ambientazioni comunque molto scenografiche. Non ne capisco veramente il motivo di tutto questo. Mi sembra veramente tanto troppo eccessivo. Però vabbè, i culti sono così, voglio dire. E infatti lì c'è una cesta. Lo sapevo che c'era qualcosa. Con un'altra balestra e vai. Freddy Fazbear. Giusto per sicurezza. Metterei quella appiccicosa. C'è un'altra cassaforte. Tutta sta zona è preoccupante. Dalle immagini che c'erano anche nell'anteprima, qui avevo visto palesemente un tizio vestito da animatronic. Ora, non so se fosse un nemico unico, speciale, o comunque solo un tizio, solo uno zombie vestito da, sai, mascot. Però nell'evenienza lo sapevo, guarda. Adesso esce di colpo. Steady. Reanimate sausage meat. Lovely. Sai, vero che era meglio spostarsi da lì, vero? Your choice. Mustard or apple sauce? Come immune? Come immune? Gli esplosivi a quanto pare no.
Cioè, immune ai colpi sto bastardo? Però non agli effetti. Allora, non riesco a capire. Forse lo posso solo colpire in faccia. O forse solo con le armi fisiche, non lo so. Fatto sta che... le armi da fuoco non gli hanno fatto nulla prima. Vabbè, cambiamo arma. Dai. Aia, levati però. Cazzo, c'è sta recinzione di merda che non mi fa passare. Aia, però fa male, eh. Allora, è molto resistente, più di quanto vorrei credere. A sto punto, tanto vale tentarla, no? Dammi tutto, va. È scomparso. Ma... eri lì davanti. Come hai fatto a finirmi qua di lato? Vabbè. I'd make a sausage joke, but I'm all out of applesauce.